Ciao a tutti guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi il video non è a tema anime, manga o di Sailor Moon, ma di un altro genere. Oggi siamo a giovedì 5 ottobre 2017. Cosa c'è nel mio astuccio dell'università che sarebbe questo? Questo invece è un astuccio, chiedo scusa perché qui mi devo alzare. Allora, qui abbiamo... cioè io ho un astuccio tutti i colori, adesso li ho comprati, sono più di... guardate, ci sono anche i miei colori preferiti, volevo dire. Dov'è? Eccoli qui i miei colori. Poi c'è un altro della Giotto, molto carino, vedete? Il fucsia, ci sono tutti i colori particolari che io uso adesso per la mia agenda quaderno, se voi sapete, c'è un'agenda quaderno. Chi mi segue anche su Instagram aveva visto l'aggiornamento della sezione calendario. Infatti io l'ho fatto. Dov'è? Questa è la parte iniziale, diciamo così. Qui ho dato una specie di indice come ci sono le altre sezioni. Qui una specie di leggenda che devo ancora completare. Praticamente c'è il quadratino blu, vuol dire un evento importante. Il cerchio magenta vuol dire esami universitari. Il quadratino bianco o ovviamente rosso vuol dire YouTube. Questo quadratino vuol dire il quadratino celeste con la X, video registrati. Questo quadratino grigio, video da registrare. Giorni liberi, il triangolo con quest'altro blu, eccetera eccetera. Poi c'è anche i prelievi alla banca, pagamenti come bollette, telefono, eccetera, eccetera. Spese fatte nel mese, quindi una specie di sommario. Spese durante la giornata, poi inizierò a scrivere. Spese universitarie, ricariche cellulari, prelievi, uscite durante la giornata, quindi ogni di questi colori c'è. In realtà non vado a rovinare il calendario, anzi io penso che di fare una specie di... ora posso scrivere quanti ho speso in questi giorni, ora non mi ricordo, scriveremo giorno 4, giorno ieri era 4. Sto pensando, perché martedì non ho speso nulla, vabbè. Iniziamo da quello di ieri 2017 e poi fare una specie di lista, eccetera eccetera. Ma oggi non era questo il tema del video, non era questo assolutamente. Vi ho fatto vedere appunto l'astuccio da pennarelli, potrebbe dire così. Siamo in pomeriggio, ho dovuto accendere la luce perché mi scocciavo di aprire le finestre, eccetera eccetera. Allora, io poi ho, a parte i pennarelli della Giotto, avevo anche questi matite colorate. Come rinforzo ho fatto assolutamente, ho preso altre matite, un altro correttore, altre due matite e un altro evidenziatore che avevo, questo celeste, quindi per la cartomanzia, per la decorazione della gente, anche per l'università. Ovviamente per il quaderno agenda ho la penna regalata da Moon Planet Shop. Questo è l'astuccio dell'università, 4-5 anni, 6 anni che ce l'ho. L'ho comprato, era in sconto alla Coop, di 9 euro, è dell'Estempack e fu il mio primo prodotto Estempack.
Quindi viola, colore mio preferito, le ho prese. Io vorrei trovare un astuccio per mettere le matite, come c'ho i pennarelli, matite, tutte queste belle matite. E sono 6-7 anni, ora non mi ricordo, comunque 5-6-7 anni penso sia questa la durata. Il colore, come potete vedere, è molto diverso dal quaderno agenda. E adesso analizziamo, anzi vi faccio vedere, ovviamente mi sono ispirato, ho voluto fare questo video perché un canale di una ragazza che ora non mi ricordo, quando durante l'edit, quando lo edito metterò, l'ha fatto una cosa simile anche lei è studentessa universitaria, e prima di tutto ti saluto, ciao, e che a volte mi commenta anche dei miei video, c'è stato un periodo che mi commentava. Adesso io ho voluto specificare che non ti ho voluto copiare, ma da modello nei tuoi video. E a parte questo, parliamo appunto del mio astuccio. Lo faccio vedere così. Allora, il mio astuccio si presenta così. Come potete vedere, c'è un altro di evidenziatore, ma di colore proprio uguale all'astuccio. Ora era un viola, così come l'evidenziatore. Abbiamo anche le gomme per cancellare della Standler. Un altro simile, però quello è un più celestino, un altro evidenziatore. Questa penna che mi è stata regalata ai tempi delle scuole superiori da una mia zia di Napoli, cioè, ma no, in realtà mi aveva dato i soldi, vabbè, me l'ha fatta regalare. Ce l'ho dai tempi delle superiori, quando facevo la scuola agraria, metà anni 2000, praticamente funziona ancora. Incredibile, funziona ancora questa penna rossa. Queste sono altre matite, e io ne ho volute comprare nuove, appunto, perché adesso, la prossima settimana, andrò a parlare con il professore. Queste sono delle penne regalate da mia nonna materna. Questa è un altro pennarello indelebile, così si dice. Un'altra gomma un po' rovinata. Poi ho un'altra penna della Standler nera, che a me piace anche il nero. Non so da quanti anni ho dei tempi. Un altro evidenziatore giallo. Un altro correttore, che poi vi farò vedere, che stava finendo, allora mi sono fatta la scorta. Un'altra matita della Standler. Un'altra penna regalata da mia nonna. Anche aperta. Questa è una penna che conoscete tutti, della Stablo. Queste penne però viola, ovviamente, però il problema è che non mi piace, perché scrivo, a volte non scrivo. Questo righello, poi c'è nello zaino dell'università, c'è un altro sempre regalato da mia nonna. Questo mi sembra pure fu regalato ai tempi delle superiori, quindi penso da mia nonna materno, quindi è praticamente è da tempi delle superiori che io ho questo. Anche righellino. Un'altra penna nera, come potete vedere il colore nero è sempre per tappi di penne finite, penne blu delle Standler, blu, giallo, blu, rosse e nere. Questa invece della chiavetta della Sony è una chiavetta che io uso esclusivamente quando andavo ai corsi, ma anche adesso la uso. È una chiavetta USB per il materiale da stampare quando dovevo studiare per un esame, anche per i famosi corsi di inglese che io li ho fatti, poi non sono arrivata mai alla fine. E della Sony, della 4 giga, si dice così, eccetera eccetera.
ho molto materiale inglese, i vari materie storiche dell'università, ma a volte la uso anche per così, per scaricare qualcosa, eccetera, eccetera, per contenere qualcosa. La COP tanti anni fa, non mi ricordo, aveva 1 euro tra questi tubettini, mi sembra 2 o 1 mi è rimasto insieme a questo, quindi c'ho della colla praticamente per sicurezza. Un'altra gomma da cancellare, ne ho abbastanza, tappi così evito di farvi vedere, il correttore, un'altra penna regalata da mia nonna, mi sembra tedesca, poi non mi ricordo, e un altro invidiziatore giallo fosforescente da stabilo. E infine, se lo riusciamo a trovare perché è piccino, questi vedete i tappi delle penne finite, io ce li ho per scorta. Infine vi faccio vedere il tempera matita, che è dei tempi delle superiori, non so di chi era, dei miei fratelli, mia sorella, mio fratello, quindi non mi ricordo neanche di chi era. Penso che abbiamo finito. Questa era tutta la roba che io avevo e ora assolutamente vi chiudo il video e vi farò vedere assolutamente dopo i nuovi acquisti della cancelleria, cartoleria, nel nuovo, che entreranno nel mio astuccio universitario, chiamiamolo così. A tra poco. Ed eccomi qui, mi sono già avvantaggiato ad aprire il correttore da inserire nell'astuccio, cioè quello è metà da tanto tempo che avevo, ora si fa così. Facciamo così, se no è terribile, ragazzi. È terribile, alla fine ce l'ho fatta. Eccolo qui, nuovo acquisto messo di là, le nuove matite, quindi vengono chiamate lapis in Toscana, anche il tempera matita lo chiamano il punta lapis. Quando io andavo alle superiori c'erano persone che appunto toscani, fiorentini, di persone che venivano con me alle superiori oppure altri, che li chiamavano così. Vedete con il taglierino come li ho aperti, come se fosse un unboxing. Ecco qui le due lapis o due matite, lapis vogliono indicare queste, della Staedtler, che è tedesca, e vanno messe ovviamente qui, e infine il evidenziatore della stampo di questo celeste particolare. Io non so, manco quella funziona. Allora, con lui è molto comodo tagliare, infatti il fermacarte, come diavolo si chiama, alla COP 90 centesimi, Chiara ha fatto facendo la pubblicità alla COP, non so se da te c'è 90 centesimi nella roba della cancelleria, questi anche sono tutte roba della coppa. E infine eccolo qui, questo viene messo qui. Guerriere Sailor, il video finisce così. Io so che questi video alcuni non piacciono, alcuni altri sì. Nell'info box troverete tutti i miei contatti da Facebook a Telegram, eccetera eccetera, e
ricordo che il canale è affiliato ad Amazon. I canali dei ragazzi di Sailor Team, Framore, Matte Channel, Luca Metabrix, Crypto, Fanny del Z, che Chiaraccio, Sergio Livorsi, Trice, Fumetto di Max, poi penso di aver detto tutto. Martedì ritorna Anime e Commentary, quindi la collaborazione con Framore, Matte Channel, Luca Metabrix e i fratelli di Crypto, Fanny del Z. Quindi ragazzi, ogni martedì c'è questa collaborazione. Se volete farmi delle domande c'è il Senor Ask. Noi ci vedremo in qualche video domani, non so se registrerò qualcosa, o ci vediamo direttamente sabato con la nuova rubrica Anime e Manga, che sarà... di quale anime manga parlerò sabato? Boh, non lo so. Ciao ciao!